anche se siamo già ormai alla prima decade di questa fase invernale di mercato, quindi è giusto dare così delle linee guida che ci stanno accompagnando in questa seconda fase di mercato di questa stagione. Quindi delle linee guida che chiaramente quando si tratta di entrare in una fase di mercato devi tenere conto di quello che hai fatto sino a questo momento, perché non si può non partire da questa considerazione. Quindi per fare un'analisi di quello che si è fatto devi guardare, sono molto indicatori i numeri ti aiutano molto a capire e a darti delle indicazioni. I numeri ci dicono che e ci hanno portato a considerare che quel cambiamento che abbiamo fatto per cercare di tenere conto di un sano equilibrio tecnico, i numeri ci dicono che questo obiettivo siamo sulla strada giusta, siamo al giro di boa e quindi ci indicano che avendo quasi il migliore attacco, quasi la migliore difesa, vuol dire che siamo su quella strada che avremmo voluto intraprendere, un sano equilibrio sia in una fase che nell'altra, nell'aver voluto cambiare attraverso anche un nuovo modello condiviso in toto anche dal nuovo allenatore che si era scelto. Quindi poi ogni fase di mercato ti serve anche quando attraverso i numeri di capire quello che devi fare e quello che non puoi fare. Quello che non puoi fare è quello di stare attento se le cose vanno bene e la squadra, essendo a pochi punti dalla vetta, ci dimostra anche che sono numeri che ti indicano che il gruppo è un gruppo valido, è una rosa valida, però quando arriva il mercato devi stare attento anche agli equilibri di un gruppo che sta andando bene, che sta facendo bene. Quindi nel cercare poi di togliere e di far entrare qualcosa devi tenere conto di non alterare per niente un equilibrio tecnico che hai raggiunto, e quindi questo è il nostro obiettivo, cercare di migliorare, perché tutto è migliorabile e il nostro sforzo in 30 giorni di mercato di vedere, anche togliendo a volte si migliora, anche aggiungendo poco si migliora, proprio perché bisogna stare attenti a un sano equilibrio. Però noi dobbiamo anche stare attenti a vedere di cogliere delle opportunità per poter cercare di migliorare quello che abbiamo già fatto. E oggi l'arrivo di Faragò è sicuramente un altro tassello che ci stiamo sforzando a portare in attacco, perché questa è una premessa doverosa, dove vorrei che fosse anche sottolineato questo che sto per dire. Noi abbiamo detto che ci dobbiamo sentire tutti i club di Serie B, non solo noi, a meno che non ci sono dei magnati che vogliono, come ci sono in questa Serie B di quest'anno, dove stanno cercando di alterare gli equilibri economici di una Serie B che deve stare molto attenta ai sani equilibri economici. Ma c'è chi può e alcuni club possono, soprattutto con l'avvenuta entrata di proprietà straniere e non solo, alterando quelli che devono essere gli equilibri di una Serie B, che deve sentirsi una Serie B che deve andare avanti con le risorse che dà la Serie B e con degli sforzi anche piccoli o poco piccoli dei soci che compongono un club di Serie B.
questo se non hai dei magnati, come ho detto prima. Noi come dovremmo fare parte, facciamo parte di quei club dove attraverso un sano equilibrio economico con degli sforzi dei soci si cerca di fare, essendo il Lecce, una squadra competitiva, perché e non è facile farla, non perché ti chiami Lecce o ti chiami un altro club per quello che hai fatto. Il calcio è importante, quello che riesci a fare in quel momento. E noi essere competitivi oggi con le risorse che abbiamo non è un compito facile, soprattutto quando abbiamo detto il nostro impegno era quello di ricostruire, e lo stiamo facendo, e vi giuro non è un esercizio facile, non è stato e non è un esercizio facile essere competitivi. Essere vincenti sono degli altri passaggi che ogni club deve fare, o lo fa attraverso il tempo, attraverso un lavoro che nel tempo piano piano, fuori di essere competitivi, se sbagli poco ti aiuta ad essere vincente, se no devi sapere aspettare. Noi stiamo cercando di essere competitivi prima per poter essere vincenti poi, e lo stiamo facendo con un sano equilibrio economico. Credetemi, non è facile, soprattutto tenendo conto dei tempi che stiamo attraversando, perché i tempi che stiamo attraversando non ti aiuta a fare calcio, non ci sta aiutando a fare calcio. Noi lo stiamo facendo, ci stiamo sforzando, e quindi, e termina la mia premessa, ogni club di Serie B deve sentirsi un laboratorio, deve sentirsi un laboratorio pieno di idee, dove devono prevalere sulle risorse economiche, perché in Serie B sono poche, diventano nulle se hai un blasone dietro, dove devi onorare e dove devi essere competitivo in funzione di quel blasone. Il Lecce ha quel blasone, e noi per essere competitivi, sottolineo, credetemi, non è facile. C'è la prima domanda di Tonio De Giorgi del Nuovo Quotidiano di Puglia. Mi aggancio, direttore, al suo ultimo concetto. Vorrei chiederle la situazione di Calabresi. Non le dà un po' Calabresi. Non le dà un po' fastidio trasferire una sua idea ad un altro club? E poi una seconda domanda che riguarda Falco. È solo una questione economica tra il Lecce e la Stella Rossa, o potrebbero esserci altri sviluppi? No, nessun sviluppo, perché il calciatore è stato ceduto a titolo definitivo alla Stella Rossa per 1,5 milioni di euro. Questo impegno non è stato ancora onorato, nonostante le penalità che noi avevamo messo in caso di mancato pagamento, penalità che dovranno essere, dovranno essere pagate dal club che ha acquisito il calciatore, e che in sede di giudizio abbiamo avuto ragione, però adesso bisogna che passare all'atto pratico, quello della riscossione, che ancora non è avvenuto. Guardate, io abbiamo delle linee, no? Che per noi che siamo i direttori, che siamo da quest'altra parte della società, cerchiamo di tenere conto, che sono anche queste buone indicatrici, come sono indicatori i numeri quando si tratta di fare delle scelte. Noi teniamo conto, dobbiamo tenere conto di certe considerazioni che il campo ci dà, che le scelte dell'allenatore ci danno, e lo state toccando con mano, perché a volte si fanno contratti a giocatori di una certa età e ad altri non si fanno, perché si tiene conto delle scelte che fa un tecnico che opera in un club. Se un calciatore di una certa età è un titolare, beh, allora è a scadenza
è logico che un club si deve preoccupare di non perdere un suo titolare che è a scadenza, e quindi si deve, ha il dovere di sedersi per far tranquillizzare un calciatore che è un titolare nonostante avesse una situazione anagrafica. Cosa contraria è quando anagraficamente c'è un calciatore che non è considerato un titolare per l'impiego come prima scelta, e allora lì si fanno delle considerazioni, si fanno delle riflessioni. Riflessioni che a volte portano a fine stagione a fare delle considerazioni per un proseguo o no, a volte durante la stagione può succedere che chi non si sente titolare, chi non si sente osseguiato come si, da parte del club, come lo ha fatto con altri della stessa età o più anziani, con un contratto, fa lui delle scelte e noi dobbiamo tenerne conto delle scelte che fanno anche i calciatori, perché noi dei calciatori che non sono che sono delle alternative e che non sono contenti di rimanere nel Lecce, come linea generale non vogliamo mai tenere gente che non è contenta, e quindi di volta in volta facciamo delle analisi e prendiamo delle decisioni, tenendo però conto anche delle decisioni di natura tecnica che devono tenere conto della parte dell'aspetto tecnico. Noi per ogni ruolo dobbiamo avere due calciatori. Calabrese fa parte di un ruolo dove bisogna avere due calciatori. Calabrese, devo essere sincero, è un ragazzo dove non abbiamo preso nessun impegno, che se uno si sente titolare o alternativa può chiedere poi di andarsene o meno. Però se un calciatore dai sani principi, dalle sane capacità morali, dai sani comportamenti, come lo è Calabresi, ci chiede di potersi sentire titolare da un'altra parte, noi ne teniamo conto, perché sappiamo che comunque il suo comportamento, fino a che si prende una decisione, se si trova un calciatore per sostituirlo degnamente, come lui degnamente si sostituisce quando fa il titolare o l'alternativa, ebbene, ma come noi teniamo conto delle loro esigenze, anche gli altri devono tenere conto delle nostre esigenze. C'è una domanda di Pasquale Marzotta della Gazzetta dello Sport. Buongiorno direttore. Per quanto riguarda gli obiettivi, in questo momento si punta anche a rimpolpare un po' la coppia dei centrali difensivi, che sono tre, Lucioni, Tuia e Dermagu, e per il quarto elemento di centrale difensivo si punta su un profilo che possa crescere in prospettiva, avere la pazienza di aspettare sotto esperti che sono davanti a lui. Nel suo profilo c'è un difensore tipo alla Bjarnason, giovanissimo, con di prospettiva importante, oppure un giovane italiano con esperienza nel calcio, con qualche esperienza già vissuta? Ma di solito noi difficilmente ci facciamo trovare impreparati, devo essere sincero, però quando ci vogliamo far trovare impreparati, come in questo caso, perché hai detto bene, siamo tre marcatori per due posti, perché volutamente ci siamo voluti far trovare impreparati, per premiare anche, perché noi a volte, come sappiamo non dare a chi non merita, sappiamo premiare chi merita. Allora, quando Meccariello ci ha chiesto di, nonostante io avessi venduto Bjarnason, quindi la dimostrazione che noi, per un ragazzo che è giovane, titolare di una nazionale, ci chiede giustamente di poter fare il protagonista da un'altra parte per non perdere la nazionale, e da noi aveva fatto solo 45 minuti, noi abbiamo cercato di ottimizzare al massimo il suo trasferimento, però abbiamo tenuto conto anche delle esigenze del ragazzo, perché non era nei nostri intendimenti privarci del quarto difensore che avevamo in casa. Però trattandosi poi di una richiesta
di Meccariello di voler andare a trovare spazio in un club dove poteva fare il protagonista, il titolare, dove un club che premiava anche economicamente e contrattualmente la sua posizione, trattandosi di un calciatore che noi abbiamo ritenuto, noi dell'area tecnica prima, ritenuto che era un ragazzo da premiare, abbiamo fatto questa operazione sapendo pure che saremmo rimasti in una situazione deficitaria. Perché, come ho detto prima, per noi certi valori contano, come chi li mette in negativo e chi anche li mette in positivo. Siamo in tre, sono tre calciatori, che tre titolari, perché sono tre calciatori che hanno fatto la Serie A tutti e tre, e quindi stiamo lavorando per completare il reparto difensivo. Ma questo lo abbiamo fatto alla luce delle considerazioni per premiare chi veramente lo meritava, e alla luce anche di quelle considerazioni che fanno parte della mia prima risposta che ho dato a Tonio De Giorgi, quando ho detto che se uno anagraficamente per i nostri tecnici non è titolare, la situazione concettuale è diversa di un altro che invece è titolare. Quindi, direttore, la scelta su un giovane difensore estero? No, noi abbiamo un solo compito, quello di allargare la qualità se si tratta di titolari o si tratta delle alternative. Per noi allargare la qualità, quando si prende un giocatore si tiene conto di questo, di allargare la qualità. Questo è un principio che ci deve accompagnare tutti, perché a volte si allarga la qualità anche nelle alternative. E quindi noi, nel cercare un altro difensore, cercheremo di tenere conto soprattutto di questa capacità, quella di allargare la qualità nel reparto. Alessio Amato di Calciolecce. Salve direttore, buongiorno. Passando all'attacco, la situazione relativa ad Asensio, la situazione relativa se state cercando o meno un'alternativa a Strefezza sulla destra? Grazie. Io a volte, sai, il mercato così, ma senza senso critico, in maniera molto tranquilla, in maniera molto dove è giusto che noi capiamo anche voi, no? Nel senso che quando c'è un mese di mercato alle porte, la fantasia anche è da capire, anche la vostra fantasia, no? Dove il vostro immaginario di come un club, visto che noi non possiamo andare a volte a dire prima del tempo quello che si fa, no? Ci devono essere delle opportunità come queste, no? Dove uno ad una domanda risponde. Io credo che non abbiamo mai detto che noi stiamo cercando un altro esterno offensivo, perché siamo oggi, come esterni ci abbiamo Strefezza e Di Mariano, che sono i due titolari, che uno è capocannoniere del campionato, perché per noi Strafezza senza rigori è il capocannoniere del campionato, pur essendo non una prima punta, essendo un esterno. Di Mariano è l'altro esterno che ha fatto 4 gol, senza contare gli assist, e siamo con 2 partite in meno del girone di andata. 4 gol. Se Di Mariano dovesse confermarsi, non dico Strafezza, perché è impossibile che Strafezza potesse essere a fine del campionato un esterno con 20 gol, sarebbe veramente un'anomalia, sarebbe un Superman, ma illudiamoci che può essere anche un Superman. Però la cosa che io voglio andare a guardare è anche l'altro esterno, Di Mariano, che ha realizzato 4 gol. Se noi avessimo nel girone di ritorno un Di Mariano che ne fa altri 4,
sarebbe rotto. Avere degli esterni in Serie B con quattro partite in meno, due del girone d'andata e due del girone di ritorno, come indicatore di numeri, avere già un altro esterno con otto gol, beh, in Serie B quando parti ad inizio campionato e pensi di poter avere esterni che fanno otto gol uno e l'altro i numeri che abbiamo detto, non dovresti preoccuparti di andare a trovare un altro esterno titolare. Vogliamo andare nelle alternative? Nelle alternative abbiamo due giocatori che sono Listoschi, un calciatore che quando è stato bene e oggi è tornato a stare bene, ha dimostrato di essere, è perché arriva da un campionato di Serie A, non è che Listoschi o Olivieri sono dei scappati di casa, non sono dei scappati di casa, perché io a volte sento dei commenti che sembrano che sono dei scappati di casa. Olivieri viene da un campionato dove, lo sottolineo, ha fatto 29 partite, 29 presenze, non 10 presenze, 15 presenze, una squadra che è retrocessa, una squadra che ha vinto un campionato e ha realizzato 6 gol. Sono delle alternative dove, in funzione anche di quel discorso che facevo prima, dove ogni club in Serie B si deve sentire un laboratorio e noi lo dobbiamo essere un laboratorio. Vi faccio un esempio. Strefezza, pensando sempre dal laboratorio, quando l'abbiamo proposto a Baroni e Baroni ha detto che andava lui a prenderlo alla stazione per accompagnarlo al campo, se gliel'avessimo portato con l'idea che ci è venuta di pensare a Strefezza come esterno alto, dove nessuno pensava che Strefezza potesse essere un esterno alto, l'abbiamo pensato noi, ci è andata bene. Oggi Strefezza è appetito non solo per la soddisfazione che ci sta dando, ma è appetito anche di club importanti di Serie A. Non lo sbandieriamo, lo teniamo in silenzio, perché è giusto che noi questa stagione, come l'abbiamo iniziata, così la vogliamo terminare, per dare anche soddisfazione ai nostri tifosi, che se lo meritano, facendo sacrifici. Questi sono sacrifici, rinunciando a volte a delle proposte. Quindi è stato anche pensare da laboratorio, pensare che dietro a coda, dove io e Stefano facciamo fatica a convincere degli attaccanti a venire a fare vice coda, a un vice capocannoniere del campionato l'anno scorso ed inizio capocannoniere di quest'anno. Facciamo fatica a dire forse vieni per fare 3-4 partite. E voi però dovete anche pensarlo anche voi. Non pensare che dietro a coda ci sia un altro coda che viene a fare l'alternativa in Serie B, con un equilibrio economico che devi tenere conto, perché non è che lo puoi convincere un calciatore a soldi di milioni di euro per venire a fare o centinaia di migliaia di euro per fare il vice coda. Devi pensare, devi sforzarti a pensare se, come è giusto che sia, nessuno viene a fare, a sentirsi un altro coda e venire a fare il vice coda. Devono venirti delle idee. E allora la nostra idea, quest'estate, pensandola e per cercare di non danneggiarla anche come idea, di non danneggiarla, perché se ne avessimo preso un altro avremmo danneggiato quell'idea e chi pensavamo, sottolineo, pensavamo che potesse fare il vice coda. Rodriguez era un'idea. Come era quella di Strefezza? A Strefezza ci è andata bene. Di Rodriguez non ci è andata bene. Perché? Perché dobbiamo anche tenere conto non di quello che pensiamo noi, che a volte è supportato anche, lo sottolineo, anche dalla volontà e dal piacere degli altri, dei calciatori, che noi abbiamo questa idea. A Strefezza gliel'abbiamo detto, l'ha sposata e
l'abbiamo accompagnato e lui si è sforzato con questi risultati. Qualcun altro non ci supporta a volte, inconsciamente, volutamente, non lo so, ma noi pensavamo che Rodriguez potesse essere un attaccante con caratteristiche diverse, ma che potesse essere anche fare in campo quello che fa una prima punta, con caratteristiche diverse. Nel Napoli c'è Osimhen, che è un armadio di... che voi sapete, conoscete, e il sostituto di Osimhen non è un altro Osimhen, è Martens. È Martens, con caratteristiche del tutto diverse. Ma il calcio è questo, il calcio è il laboratorio, è pensare, poi dopo trovi nell'interesse degli interessati, perché noi pensavamo di fare anche l'interesse di un giovane, come stiamo pensando di fare l'interesse di Olivieri, che si sta mettendo a disposizione dell'allenatore per fare quello per il quale domani potrebbe avere anche una prospettiva. Per un giovane di 20 anni, quando pensi che può fare la seconda punta, pensi anche con caratteristiche, con certe caratteristiche dinamiche, pensi anche con senso del gol, come ce l'aveva Olivieri con sé gol, può fare anche l'esterno. Il calcio è questo, il calcio è questo. Poi ti va male, va male. L'importante è avere la disponibilità del calciatore e il lavoro dell'allenatore e la volontà anche che l'allenatore crede in questo. E quindi sono cose che noi dobbiamo fare. E quindi per arrivare alla tua risposta, scusatemi i giri larghi, però sono opportunità che ci date quando veniamo a confrontarci con voi, perché voi immaginate. Un conto poi è quando la vostra immaginazione va a confrontarsi con i nostri pensieri, e noi vi dobbiamo aiutare a far capire attraverso i nostri pensieri quello che vogliamo fare e come lo vogliamo fare. A volte troviamo consenso, a volte è giusto trovare della critica, però noi le idee le abbiamo chiare, non ci facciamo condizionare dalla critica. Della critica noi però stiamo attenti ad ascoltarla. A volte la critica ci aiuta. Io sono cresciuto con la critica. A volte mi sono scontrato, mi sono confrontato, però sono cresciuto così. Quindi noi oggi, alla luce di questa analisi che vi ho detto, siamo arrivati a un punto che una prima punta la possiamo anche prendere, che abbiamo lavorato e ci stiamo lavorando, siamo vicini. Purtroppo viviamo in un momento, in una situazione dove a volte una febbre può ritardare di giorni uno stato di malessere può rinviare l'arrivo di un calciatore, quindi siamo in attesa che tutto si materializzi attraverso una situazione diversa che quella attuale. Ultima domanda Ultima domanda per il direttore da parte di Carmen Tommasi di Telerama. Direttore, buongiorno. Io volevo sapere, per quanto riguarda il settore giovanile, soprattutto la Primavera 1, come intendete muovervi sul mercato? Ma io ho detto prima, i numeri sono indicatori, no, di certe situazioni, nel bene e nel male. Però quando arrivi una società arriva al giro di boa, come ho detto prima, e quindi è giusto che faccia delle analisi. Io, la nostra prima analisi, tenete conto che io il primo mio obiettivo, come l'obiettivo di questa società, è di vedere i nostri tifosi felici. Guardate, credetemi, io sono uno che quando voglio vedere i miei tifosi, i nostri tifosi felici. I tifosi del Lecce voglio che siano più felici possibili di questa terra.
come sono felici i nostri tifosi? Se vincono o perdono? Se vincono sono felici, se perdono non sono felici. E io quando parlo di felicità intendo in tutte le competizioni, anche quelle della primavera, anche quelle del settore giovanile. Voi dite, ah, ma nel settore giovanile non contano le vittorie. Me lo dicono, quando dicevo, io ho vinto 13 titoli italiani, va bene? Ho vinto 13 titoli italiani a livello giovanile, da responsabile. Però quando vincevo mi dicevano, sai quelli che quelli da tastiera, no? Dicono, ah, ma non contano le vittorie nel settore giovanile. Bene, allora andiamo a vedere quanti giovani sono usciti da quel settore giovanile. Se poi andiamo a vedere quanti giovani, non c'è partita. Non c'è partita nei confronti dei migliori club d'Italia. Non c'è partita. Ah, però non sono italiani, sono stranieri. Bene, andiamo a vedere la mia storia. Quanti calciatori italiani nel Lecce sono arrivati in Serie A e dopo da quanto me ne sono andato? Quanti giocatori leccesi, salentini, sono arrivati in Serie A da quanto me ne... da quando c'ero io e da quando me ne sono andato? Sono ritornato, certo, no, non ho trovato un settore giovanile come l'avevo lasciato, non ho trovato un settore giovanile all'altezza di questo club, di questa città. Ci stiamo lavorando attraverso un mio metodo di lavoro, attraverso le mie linee guida. Ci vuole tempo per vedere di nuovo qualche salentino, qualche italiano che arrivi in Serie A, perché ho fatto due mercati e mezzo e abbiamo rivoluzionato e c'è una squadra quasi tutta nuova in toto. Non è stato detto facile, però per rispondere alla tua domanda, io vedere i miei tifosi felici li vedo solo se non li vedo perdere. Allora, questo Lecce, vi do dei numeri così, sono quelli più gli indicatori possibili, ve lo ripeto ancora, perché per me contano molto i numeri. I miei tifosi, i nostri tifosi, hanno visto perdere il Lecce in una stagione calcistica, siamo a gennaio, a metà gennaio, con tutte le squadre, tra prima squadra, primavera, e l'under 17, che sono le finestre più importanti di un club. Quando apri la finestra capisci chi ti guarda e tu cosa guardi. Allora noi nelle tre competizioni, prima squadra, primavera e under 17, i nostri tifosi hanno visto perdere il Lecce solo sette volte tra prima squadra, primavera e under 17. Solo sette volte, l'under 17 una sola volta, la primavera solo quattro volte, la prima squadra solo due volte. Ecco. Quindi, però questo non toglie che se c'è, come ho detto prima, da migliorare mantenendo un sano equilibrio, togliendo e immettendo, noi cercheremo di farlo. Grazie al direttore generale della tecnica Pantaleo Corvino, grazie a tutti quanti voi.